Attraverso Mario del Giglio. Guida. Qui è necessario fare un esempio del vostro mondo. Immaginate un grande salone con tante finestre. Ogni giorno, aprendo una finestra, avrete una luce sufficiente che vi permette di vedere più chiara una parte del salone. Successivamente, aprite una seconda finestra e avrete una luce più ampia e vedrete più chiaramente alcuni particolari del salone. Continuando ad aprire tante finestre, spiegherò dopo perché ho detto tante e non quante sono, potrete avere una realtà e quindi una luce sempre più ampia. Abbiamo preso questo esempio dalla vostra natura umana. Adesso torniamo al concetto spirituale. Ogni finestra è una vostra esistenza terrena, quindi voi non sapete quante finestre avete aperto. Aggiungo che voi stessi siete finestra e quindi luce di quella realtà che vi appartiene, ma non siete in grado per il momento di illuminare tutta la stanza. Ora, la luce che emanate attraverso quella finestra è la vostra realtà. Ma non siete coscienti che la realtà ultima è quella di quando potrete illuminare tutto il salone. Per concludere, la luce esiste sempre ed è infinita ed è l'essenza della nostra vita. Noi siamo luce, noi siamo energia pura, quindi siamo noi finestra ed in grado di aprirci in continuazione alla luce di quel salone illusorio. E ogni giorno siamo una finestra capace di essere consapevolezza di se stessa e della stanza. È qui l'inizio del percorso spirituale. Questo esempio vale per tutti noi, cari fratelli, sia per chi riceve sia per chi comunica, perché, come sapete e non mi stanco di ripetere, non esistono differenze tra noi e voi. La luce è una. La figurazione, l'immagine della luce, è la trasformazione di uno stato vibrazionale che consente la percezione a livello umano. È l'energia che si trasforma. Voi stessi potete vedere la trasformazione dell'energia usando tanti strumenti elettrici per esigenze umane. È chiaro però che l'energia esiste ed è quella, ma varia secondo le vostre esigenze e le vostre realtà. Cari figli, l'energia pura si trasforma in noi e per noi, secondo le nostre capacità e la realtà della nostra esistenza, pur rimanendo intatta e inalterata. Essere energia pura significa essere realtà senza nessuna definizione, in quanto le definizioni scendono ad un livello umano e la realtà viene sminuita della sua vera essenza. Pace a voi dai fratelli della luce.